Bentrovati! Il verdicchio di Materica è uno dei vini più delicati delle mie terre, famoso nelle terre di Jesi e di Materica. Lo potete trovare, ma non è di questo che parleremo oggi. Oggi parliamo di animazione. Ma per parlare appunto di animazione, dovete venire di sopra con me. Eccoci qui. Dunque, dobbiamo parlare. Innanzitutto qui al mio fianco c'è un Giulietto che si fa gli affari suoi. Parliamo di animazione perché oggi vi volevo far vedere un lavoretto, se così vogliamo dire, che ho fatto su quasi tutti i giorni, almeno per quanto riesco, tra trasferte, uscite, robe varie. Cerco di andare in live e di fare cose vagamente produttive, insegnare a voi qualcosa di utile, se tra di voi ci sono appassionati di disegno o animazione in questo caso, oppure perdere semplicemente del tempo rilassandomi con un videogioco, cosa un po' più rara, devo ammettere. Però pur di non sentirmi in colpa di stare a letto a perdere tempo utile giocando qualcosa che mi piace, dico va bene, lo faccio in live, così sembrerebbe che io stia facendo qualcosa di vagamente produttivo. E mettiamo subito un puntino su lei per quanto riguarda il consumo di alcol, perché non è mia intenzione promuovere in alcun modo il consumo smoderato di alcol, anzi io sono uno che apprezza ampiamente il buon vino e che consuma con estrema moderazione gli alcolici, che sia chiaro prima che mi trovi i commenti. Ciao, sono alcolizzato. Detto questo, vi volevo rendere partecipe di una delle cose che io ho fatto su praticamente, come voi sapete, su sono gli Haller. Se uno followa, quindi segue, o si iscrive, fa il subscribe, o addirittura donasse dei soldi, succedono cose. Tu puoi impostare una GIF con una musichetta, con un testo con scritto tizio si è iscritto. Che bello, però deve essere qualcosa di soddisfacente secondo me, perché anch'io seguo molti streamer e mi piace quando la mia iscrizione o la mia donazione ha un effetto visivo forte, quindi c'ho voglia che accada quella roba lì, no? Quindi ho pensato, voglio fare una bellissima animazione per tutti questi alert. Ho iniziato dalla donazione, semplicemente perché ero più ispirato, non perché voglio soldi. Ciao! Non ti metti a vedere il video adesso? Mutato, sì. Ah, ti metti a vedere un video mutato? Che senso ha? Come potete vedere qui sullo schermo, nell'angolino in basso a destra, c'è un tubetto. Ho disegnato questo tubetto un po' alla Super Mario perché è da lì che deve uscire la mia animazione, che ancora non ho detto cos'è, ma in realtà il titolo lo dice. È un gattino, deve uscire un bel gattino, tirare fuori delle monetine in modo simpatico, poi rituffarsi dentro in modo super kawaii, carinissimo, pucciosissimo, nel modo più stiloso possibile che io riesca a fare. L'animazione che quindi ho fatto, oltre ad aver richiesto ben 8 ore da fare, dura pochissimo, però è super fluida come la pensavo. L'ho fatta tutta esclusivamente in live e abbiamo fatto, come sempre ovviamente, prima di tutto lo schizzo, quindi la parte dello schizzo animata. Ma perché non vedere subito qualche spezzone della live? Io vorrei che nella mia inquadratura, dove qui c'è la webcam, qui ci sia sempre una sorta, tipo pensavo al tubo. Fatto sta che quando arriva la donazione voglia che esca un gattino che urla e tira fuori tanti soldi. A posto di soldi fai lanciare altro. Cos'altro potrebbe lanciare un gattino? Monetine? Facciamo tipo monetine. Le monetine tipo di Super Mario, che sono carine. Facciamo altra terra. Qui possiamo fare altri ciuffetti d'erba che nascono dalla terra. Ok. Proprio i seri non li sapete fare, ragazzini, Non sapete fare i seri, Ops. Quindi farò un mid frame. Che cos'è un midframe? È un frame intermedio. Non vado a fare frame per frame uno dietro l'altro, perché voglio fare un movimento fluido. Per fare dei movimenti fluidi è sempre meglio lavorare a midframe, cioè fai un frame molto dopo, un frame molto prima, poi vai a riaprire i frame in mezzo. Io voglio che questo gatto abbia il cappuccio. Vado a fare un altro midframe qui in mezzo, tra questi due movimenti. E qui le mani già magari le sta facendo un movimento veloce, quindi le distorco anche. Il movimento qui deve essere un po' più violento. Troppo su, queste braccia sono davvero troppo su. Fua, già molto meglio. Si chiamano uguale, ma sono due! Se il saltino funziona. E ciao! E poi va a finire dentro, signori. Andrà proprio su. Proviamo tutta l'animazione, signori. Vediamo se funziona. Pronti? Via. Sta salvando. Adesso, ok, pum. Ciao!
forse più veloce la caduta. Una volta finito lo schizzo, abbiamo ottenuto questo risultato, ve lo faccio vedere qui. Dobbiamo ricordarci che è una GIF, quindi, anche se io adesso posso controllare la frequenza di frame al secondo, quindi FPS, in realtà avrà poco valore, perché quando la butterò su Photoshop, la GIF funziona che tu gli dici ogni 0,1 secondo, 0, qualcosa secondi, quindi sparisce il frame rate da una GIF in un certo senso. Più che il frame rate, hai un'altra impostazione di tempo, puoi far durare un'immagine 0,5 secondi come un'altra 0,1, quindi la velocità che vedete adesso è in 25 fps, di cui ho utilizzato 2 frame per frame, non so se sono chiaro, è come se avessi utilizzato 12 frame al secondo, spero sia chiaro. Quindi qui c'è il mio tubo e da qui piano piano va a uscire il mio gattino, ta 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 ta. Qui arriva il lancio delle monete, quindi già ci sono voluti più di 10 frame, se non addirittura 15, soltanto per uscire. Mette le manine nelle tasche, poi sarà perché l'ho corretto, e ta 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 monetine, ta 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 monetine, yeah. E poi deve fare un bel saltello, salutare e finire dentro il tubo con una piccola nuvoletta per creare un piccolo effetto particellare. Tutto qui, vediamolo velocemente in loop per farvi vedere bene la fluidità dell'animazione che sono riuscito ad ottenere. Boom, ciu, fu. Hey, piu, piu, ciao, fu. Quindi mi sembra un ottimo risultato, almeno per me, magari a voi fa cagare, questione di gusti. Giusto per mettere i puntini su lei, io adoro e preferisco ampiamente il frame by frame come tipologia di animazione, come tecnica di animazione. Frame by frame vuol dire che tu non utilizzi strumenti tecnologici per mettere, che ne so, uno scheletro al tuo pupo e dargli, che si usa molto nei videogiochi, nell'animazione contemporanea, tanti trucchetti che ti permettono di risparmiare tempo, mentre negli anime soprattutto ancora si usa il frame by frame, è molto più elegante, è molto più laborioso sicuramente, ma dà molte più soddisfazioni, anche per quanto riguarda poi la fluidità del movimento, dipende soltanto da te, non dal programma. Detto questo, abbiamo iniziato a inchiostrarlo, quindi inchiostrare sopra di questo un'altra quantità di frame, gli stessi praticamente, per poi colorarci dentro, ma andiamo a vedere, già che ci siamo, qualche spezzone dalla live. Pum! Mi piace che io condisca la canzone con la mia voce melodica, lo so che vi piace. Come interessante questa live streaming qui, semplicemente ripeto e dico ciò che sto facendo in modo molto banale. Orecchio! Oh, orecchio! Si ma la coda! Fucking fuck! La coda! I cordoncini, Cristo! Il cordoncino uno passerà di qua e l'altro passerà di qua. Che signore, abbiamo le mani in tasca, attenzione! Abbiamo le mani in tasca. Houston, abbiamo le mani in tasca. Qualcuno avverta al presidente che abbiamo le mani in tasca, come voluto? Ma quanto è bravo questo Peo a ricalcare i gattini che ha animato tempo orsono. Oddio, devo starnutire. Questo è grande, signore. È un grande starnuto. Tascona. No, come il citofono? Porca zozza le cuffie. No, non c'è più nessuno. Porca zozza. No, è un corriere, sicuramente era un corriere. Porca zozza, zozza. Porca zozza. Porca zozza, è scomparso. Oh, damn, son. È andato via il corriere. Sono un genio dell'animation io. I'm a genius. Animation genius. Mi piace la maglietta di Arena, queste sono quelle che stampavamo là al White Street Market sul momento. Me ne sono fatta fare una con più o meno tutte le grafiche simpatiche e carine. Questa è una collana che mi ha portato Sabrina dall'Africa. Tante belle cose a Milano questa volta. Adesso Laura ci viene a trovare su Skype, così mi aiuta a leggere la chat, perché se non succede che io disegno tanto, dopo non riesco a leggere la chat, che invece è fondamentale per Twitch. Pronto? Laura, pronto? Mi devo mettere le cuffie! Se mette le cuffie, calma. Peo, vieni a Malpensa sabato? Sì. Certo che ci sarò. Posso essere nominata lettrice ufficiale? Cioè, per sempre? Sì. Ma se un giorno non ci sei? Ci sarò sempre. I don't want nobody. Ci rimancano 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 frame. Stavano chiedendo chi ero. Chi vabbè, sei? Però... presentati. Ciao. Ciao, sono chi Laura, sono? Ho 22 ciao, anni. Ciao, sono Laura. Vengo da provincia di Pistoia. In un frame manca la coda.
Ehi, dove sei andata, Coda? Grazie, signori. Vedete che cosa serve fare i lavori in live? Cosa? Io c'ho ancora RPG Maker, è vero, perché l'avevo acquistato. Questo guarda, è il gioco a cui stavo lavorando. Qui c'era tutta la scena nel corridoio. Guarda, tutti questi quadrati qua sono cose programmate. Ho messo playtest. Ah, parte già il prologo. E tutta questa animazione qua, che lo vedete rimbalzoso, l'ho fatta io. Cioè, disegnato frame per frame. Un cazzo, guarda. Ah, qui si prende a librate. Ah, l'animazione di lei che si prende a librate. Porca zozza, che ricordi. Tipo la bambina si impossessa della tipa. O una roba simile, non mi ricordo. Ma tipo la controllo. Guardate che animazione qua. Tutorial. Cioè, ciao giocatore, benvenuto, bla bla bla. Ok, corri. Se tu non corri, Stan, ti insegue e ti taglia la testa. Ho fatto pure l'animazione della testa mozzata. Wow, wow, e succedevano queste cose. Si rompevano le cose. E non e sono morto. Qual era il tasto della stamina? Sono caduto in un buco. Probabilmente non ce l'ho, non l'ho programmato. La stanza si spegne, gli armadi volano e mi ha tagliato la testa. È tipo qua? Qua? Ehi, 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 ok, ho trovato il pulsante. Wow, 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 ehi, mi sono fatto ammazzare l'arma dietro, porca zozza. Tutte le immagini per il dialogo, in diversi, con la giacca, senza giacca, eccetera, eccetera. Quindi ci sono nella villa, c'erano l'interno, le luci, così come questo, c'è la parte questa qua, una parte superiore, eccolo qua, il franco definitivo. Quindi quello che camminava, vedete i capelli come si sarebbero mossi man mano che camminava, è quello che corre. Mi ho detto, beh sì, in realtà, ero abbastanza pazzo nel voler fare qualcosa del genere, però... Infatti ti hanno fatto tutti i complimenti, quindi... I complimenti, grazie. Eccoci qui con il gattino finito, colorato. Ha richiesto molto più tempo del previsto, appunto, come ho detto, vedete. Sono circa 3 secondi e mezzo di animazione, ci ho messo 8 ore a farlo. Quindi sì, animare è un processo laborioso, ma estremamente soddisfacente, almeno secondo me. È una delle cose che più mi soddisfa ultimamente. Ed era anche parecchio che non lo facevo, se non perché proprio Sabrina mi ha messo ad animare recentemente. E spoiler, sto animando cose. Ma la cosa interessante proprio che ritorna in me questa voglia di animare, quindi molto spesso ci dico, ok, c'è da fare un altro alert, facciamolo, ho voglia di animare. Vi aspetto quindi numerosi su, spero che veniate numerosi su a vedere, a stare un po' con me, a proporre idee interessanti, chissà, lì sì che siamo davvero liberi di fare quello che ci pare. YouTube purtroppo ci dà delle regolette, ci dà un po' dei standard da mantenere, perché sai com'è anche il lavoro, dobbiamo accettarlo per quello che è. Poi c'è il watch time e tutte le, la demonetizzazione, bisogna essere super family friendly, o due o tre parolacce su, le sgancio molto più facilmente e con molta più libertà, e mi fa anche piacere poterla sfogare, visto che su YouTube spesso mi devo controllare un pizzichino, perché sai, non mi piace quel bollino giallo lì, ma andiamo finalmente a vedere l'animazione finita che metterò in loop, che possiamo vedere qui. Vedete che sono semplicemente i frame che abbiamo visto prima, ma sono unicamente colorati, l'unica cosa che hanno in più. Soltanto un processo faticoso e vagamente ripetitivo, cioè inchiostrare, colorare, inchiostrare, colorare, la vera creazione dell'animazione, lo schizzo. Però alla fine la soddisfazione c'è, andiamolo a vedere che si ripete, esce al tubo, pum pum, monetine, ciao, entra dentro. E come se non bastasse, dopo aver fatto questa cosa magica qui, andiamo a vedere qualche spezzone della live in un momento particolare in cui ho elaborato tutti quelli che sono gli effetti sonori e la musichetta. Velocità. Ti chiedono come si chiama il programma. Questo è Adobe Premiere, ma... Animate Potin era quello che usava prima per disegnare il gatto, questo è quello che si usa per editare i video. Sì, ma è super rallentato anche questo, qual è il problema? No, perché sono monetine graficamente. E che c'entra? Allora, se questo è il suono del pipe, sentilo, eh? Vabbè, tu non puoi sentire, non ti condividi. Condividi. Prego. Ma se invece prendi il suono della monetina classica, lo moltiplichi tanto e lo sovrapponi un po' con gli altri che fa il suono multiplo? Bravo, vedo, sì. Che mi, vedo che mi ascolti in tempo diretto. Io utilizzerei le monetine normali, sinceramente. Sì, sì, le monetine normali, non acute. No, no, monetine proprio normali. Ah, proprio spicci che cadono. Cioè, è un abbinamento di più suoni, però il suono della moneta ti fa un po' di vittoria alla Nintendo, no? Adesso mi serve una vocetta, no? Poi fa wii wii e poi ciao gno 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 wii 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 wii.
Cosa mi tocca sentire? E poi che era? Ciao! No. Ciao, è super creepy, però non lo fare. Ciao! Fai solo versetti, fai solo versetti. Ciao! No, però... No, però ciao è super creepy, cringe, no, però... Prova, prova. Questo era bello, aspetta, aspetta, questo era bello, proviamo. No, sicuramente. Ma stai distruggendo la vita delle persone. 3, 3, 2, 1. Via. Ok, totalmente fuori sincro. Fammi vedere. Adesso era perfetto. Giulietta ha sganciato un euro. È stato il primo a far apparire il gattino. Per la plebe. Giulio, mi sa che devi andare a vedere la pizza. Appunto. Intanto tu vai a vedere la pizza e spegni il forno. Ci sono, perché stiamo cucinando cose interessanti, vedrete nel canale di Giulio. Ho perso il filo, Cristo! Ah sì, effetti sonori e musichetta, tutto in modo che quando qualcuno donasse dei soldi partisse tutto insieme e avesse un senso logico. Comunque sia, lo possiamo vedere qui, perché adesso basta che io vada su Streamlabs. Quindi basta fare un test, vedete il tubo è qui e possiamo far partire il test della donazione e vedrete cosa succede. Tan! Quindi come potete vedere esce il gattino, c'è la musichetta. John ha sganciato 55 euro, cosa che non capiterà mai perché non c'è nessun John che mi donerà. Ma rivediamolo con il mio silenzio. Ma non è bellissimo? Cioè, vediamolo meglio. Ecco, penso che possiamo chiuderla qui, signori. Mi fa piacere rendervi partecipi anche di questi esperimenti, se così li vogliamo chiamare, su... Ma soprattutto, ripeto, vi invito a venire. Venite a divertirvi con il vostro caro zio Peo. Venite da me! E ci vediamo al prossimo videolo. E addio, suppongo, o alla prossima? Arrivederci? Non lo so, ma... Sentirete ancora parlare di me, spero. Shufu! Konnichiwa, kawaii, konnichiwa, arigato, konnichiwa, kawaii, konnichiwa, arigato, konnichiwa, kawaii, konnichiwa, arigato, konnichiwa, kawaii, konnichiwa, onichi, konnichiwa.